Inizio preparando una classica pasta frolla. Questi sono 100 g di burro che ho messo ad ammorbidire. Aggiungo 120 g di zucchero e li lavoro con una forchetta. Li lavoro fino ad ottenere un composto di questo tipo. Aggiungo poi un uovo. Un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Aggiungo poi 250 g di farina. Continuo a lavorare ancora un po' con la forchetta. Passo poi l'impasto sul piano e continuo a lavorare con le mani. La pasta frolla ha sempre questa caratteristica, che appena si inizia a impastare sembra secca e si sbriciola, ma continuando ad impastare diventa morbida e manneabile. Perfetto. Schiaccio leggermente. Avvolgo ora il panetto di frolla nella pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Riprendo dal frigo il panetto di frolla. Lo metto all'interno di uno stampo da 24 cm che ho unto e infarinato. Inizio a stenderlo. Rialzo anche i bordi. E questa la tengo un attimo da parte. Preparo ora la farcia di ricotta. Questi sono 400 g di ricotta vaccina. Aggiungo 2 tuorli, 80 g di zucchero e un po' di scorza di limone. E mescolo tutto. Riprendo la base della crostata e bucherello con una forchetta. Ho preso poi un vasetto di marmellata di more, confettura di more da 300 g. Ne metto la metà ora, questa ora, la distribuisco bene sul fondo. E poi verso sopra tutta la crema di ricotta. E la distribuisco bene. Ora con una forchetta sistemo i bordi, cioè li abbasso. Col dorso di un cucchiaino li schiaccio, li faccio pari. E questo è in forno a 180 gradi per 35 minuti. Ed eccola una volta cotta, l'ho lasciata raffreddare e messa su un piatto. Ora metto sulla superficie della torta l'altra metà della confettura di more che avevo lasciato.
e infine decoro con qualche mora. E la nostra crostata con ricotta e more è pronta. E ora ne tagliamo una fetta. Eccola. E ora assaggiamo. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.